167 milioni è il numero stimato di vite umane perse a causa di guerre, conflitti violenti e genocidi nel corso del XX secolo. A rendere omaggio al ricordo di queste vittime, l'artista giapponese Tatsuo Miyajima, figura ormai di spicco nel panorama artistico internazionale, ha presentato in occasione della sua mostra personale al Lulun Center for Contemporary Art di Pechino l'opera intitolata Megadeth. Un'installazione di 2400 LED che, illuminandosi a velocità diverse, indicano un ciclo di numeri che scorre in crescendo dall'1 al 9 e in decrescendo dal 9 all'1, senza mai indicare lo zero, che per Miyajima è il simbolo del vuoto assoluto e della morte. In modo quasi ossessivo, gli stessi numeri ricorrono in opere come Hotto and Floating Time, esposte anch'esse in mostra. Ispirandosi alla filosofia buddista, per Miyajima i numeri hanno un significato intrinseco, sono entità astratte e figurative che rappresentano l'infinito ciclo della vita, della morte e della rinascita, simboleggiando così l'ampia sfera di possibilità esistenziali. Se in opere come Hotto and Floating Time Miyajima si limita a togliere lo zero, in Megadeth lo zero è rappresentato da quel breve lasso di tempo in cui i LED luminosi si spengono uno ad uno, lasciando lo spettatore immerso nel buio, che per l'artista diviene simbolo di morte e al tempo stesso di rinascita. L'esclusione dello zero, afferma Miyajima, focalizza l'attenzione su di esso e la deliberata inclusione del vuoto.